tecniche di unghie, un piccolo unboxing di cose prese da Shein. Allora, per chi guarderà il video su Cric e Croc, lascerò i codici, se li trovo, devo vedere come si fa, qui sulla schermata. Per chi guarderà il video sul mio canale YouTube, giù nell'info box, nei commenti ci saranno i link diretti, quindi forse se venite sul tubo è anche più facile. Comunque, cominciamo. Allora, ho preso questi contenitori appunto da mettere nei cassetti. Ho preso la misura del cassetto, e ho cercato di prendere i contenitori per coprire tutta la misura del cassetto. No, col cavolo, già sto guardando che non è possibile, perché ne ho presi di meno. Va bene, ok, niente, come non detto, comunque questi qui sono molto comodi, lo sappiamo. Questa è la misura, M, questa è la misura M, poi c'è la misura L, che sono questi. Quindi questa è la misura M, quello piccolo, misura L, e la XL ovviamente è il cassettone grande. Comunque, tutto molto interessante, sono fatti anche abbastanza bene. C'hanno anche questo rilievo qua, che dovrebbe essere per non farli camminare nel cassetto, ma vedremo se effettivamente è così. Comunque, detto questo, andiamo avanti. Ho preso questi due rotoli di questa carta, che non è carta, è un panno più che una carta. È un panno riutilizzabile, tra l'altro, fatto... Ma ce l'ha il... Come lo strappo? Cioè, è lungo all'infinito? Lo devo tagliare io? Ah! Beh, non è proprio comodissimo, eh? Oddio, forse per quello che serve a me sì, perché lo taglio. Per cosa l'ho preso questo? Scusate, considerazioni proprio in diretta. L'ho preso per quando faccio l'acrilico, che ci scarico il pennello, e questo è molto 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 assorbente e quindi può essere utile. Allora, visto che non è pretagliato, mi taglierò i quadretti come mi servono. Sì, potrebbe essere un'idea. Comunque, ne ho presi due perché giustamente... perché prenderne uno quando ne puoi prendere due? E quindi ne ho presi due e vediamo un po' come funziona. Ma penso proprio che lo utilizzerò anche come panno, proprio per pulire, sciacquare, eccetera. Allora, poi ho preso questo rotolo che nasce come barriera anti... Guarda, mo lo apro, non riesco più a rimetterlo a posto. Per i vetri, porte, finestre, eccetera eccetera. Ma come tutte voi probabilmente l'avete visto, ho visto fare questa cosa di mettere questo affare per creare praticamente uno spazzolino monouso. Quindi ho preso anche degli spazzolini così semplici, normali. Io li devo prendere grandi perché ho la mano grande, se no non mi entrano, quelli piccoli non mi entrano. Invece questo manco mi entra, sì, questo mi entra. E quindi, però, qual è il però? Che questo è piccolo, forse ne devo mettere due vicini. Comunque l'ho pagato 1,50 euro, l'avevo comprato anche su Amazon, l'avevo pagato la bellezza di 11 euro. Ho fatto il reso di quello perché sinceramente mi sembrava proprio troppo. Questo costava 1,50 euro, quindi ho fatto il reso di quello e mi sono presa questo. Mi hanno rimborsato ovviamente e vabbè, non lo so, non lo so, non credo che lo farò. Poi questi, i tappetini, quelli che si mettono sotto, insomma, i tappetini che sarebbero quelli del dentista, ma ovviamente poi noi ne facciamo l'uso che vogliamo. Questi li riprendo sempre, ne ho presi tre e effettivamente ancora a oggi è il posto in cui si trovano che costano meno, perché costano dappertutto anche abbastanza di più, quindi questi sempre. Poi ho preso due scatole vuote per le tip, perché io faccio abbastanza utilizzo delle tip e non è così facile trovare le scatole vuote, quindi ho qui ci sono anche i numeri, non so se si vedono, vabbè, non lo so se si vedono.
E quindi ho preso, va bene, sono scatole per tip. Insomma, non costano neanche pochissimo, perché 3,75 euro. E vedendo come è fatto qua, non lo so quanto durano. Mi sembra un po' fragilina come cosa. Comunque, va bene. Ne ho prese due. C'è anche un rosa più chiaro disponibile, però vabbè, io ho preso questi due colori. Poi ho preso questo coso qua, che sarebbe un diciamo adesivo per il muro, per la parete. Ho preso questo coso qua perché ho pensato che potrebbe essere carino come sfondo per i video, però devo capire un attimo come usarlo. Devo capire, questo è adesivo, devo capire un attimo se per esempio attaccarlo ad un tappetino che già ho, così è sempre pronto, oppure lasciarlo libero e magari utilizzarlo. Insomma, vediamo un attimino come posso utilizzarlo. Questo secondo loro lo attacchi alla parete, però sinceramente mi sembra una cosa molto molto precaria da rimanere attaccato alla parete. Ho visto il rotolo di questo da Leroy Merlin, l'ho visto di persona. Mi sembrava che costasse troppo perché comunque devi comprare un rotolo gigante e quindi non mi sembrava il caso per quello che ci devo fare io. Però mi sembra molto molto cheap questo. Comunque, vediamo. Infatti, questo costa forse 1,50 euro, una cosa del genere. Poi, sempre tema fotografie, sfondi e cose varie, questo proprio ho preso una bella fregatura. Non che mi abbiano dato una fregatura, ma pensavo che fosse grande come quello che già ho, invece è minuscolo. Certo, è più morbido, di quello che già ho, che l'ho preso l'avevo preso su Amazon, mi sembra. È veramente minuscolino, dice 30x30, infatti è 30x30. Vabbè, è piccolino, però potrebbe anche essere che mi serve. E poi ne ho preso un altro di un altro colore, questo è 40x40, quindi sarà poco più grande di quello. Non mi ricordo se è tondo o quadrato o rettangolo, no, rettangolare no, perché 40x40 è quadrato, però non mi ricordo se è tondo. È tondo pure lui. Oh, però che carino, questi miei gatti farebbero una festa fantastica su questo. E in effetti anche questo è carino, è un lilla viola, un lilla violetto, non so bene voi come lo vedrete dal video. Beh, non male, eh. Non male come sfondo, dai, potrebbe essere carino pure, sì, mi piace. E poi, sempre in tema fotografie, eccetera, ho preso questi che mi si è rotta la bustina. Comunque, sono dei braccialetti a simulare delle perle, perché insomma, questo tutto è tranne che perle, però può essere carino anche, vabbè, insomma, può essere carino. E poi, ecco qua, ho preso ben due polsini, bianco e nero ovviamente, e questi sono proprio carini. Questi sono proprio carini perché tu lo metti alle mani della persona e quindi come sono vestite, non importa perché tu tanto c'hai il tuo polsino e fai delle foto proprio carucce, bianco e nero, pure anche un po' più, ecco, se vuoi coprire la mano, ecco, vabbè, io mo c'ho le mani diverse, vabbè, te lo metti un po' così, bello, questo veramente vale la pena, bianco e nero e stiamo a posto. Ok, allora, grazie per aver guardato il video, un bel like, ci vediamo in giro per i social e stavolta ho già finito. Ciao!